presenta a Palazzo Brancaccio a Roma, in particolar modo con un brand molto interessante che è Piemonte Land. Siamo in compagnia di Giorgio Bosticco, che ne è il presidente. E adesso raccontiamo ai nostri utenti che cos'è Piemonte Land. Piemonte Land è un'esperienza partita 5 anni fa, un'avventura, che ha cercato di mettere insieme tutti i consorzi di tutela e di promozione del Piemonte vitivinicolo, dal Barolo all'Asti, al Brachetto, al Gavi. Tutti oggi sono accomunati in questo consorzio di consorzi, che ha lo scopo principale di creare sinergie e sistema per andare a promuovere il mondo del vino piemontese in giro per il mondo. Abbiamo delineato ieri sera durante un incontro molto informale dove abbiamo degustato le eccellenze made in Piemonte, delineato un programma molto fitto e denso per il 2017. Possiamo dare qualche appuntamento dove Piemonte Land andrà a presentarsi? Sì, l'attività di promozione, divulgazione, informazione nei confronti dei consumatori del trade internazionale vede questa nostra realtà proprio con l'obiettivo di presentare tutto il Piemonte insieme, non come in precedenza dove ogni consorzio partecipava a fiere diverse. Partiremo con il Vinitaly, con una fiera a Düsseldorf, per poi andare in Russia, muoverci su Hong Kong, sull'Asia e sugli Stati Uniti. Questi sono i mercati più importanti, alcuni maturi da consolidare, da preservare, altri invece da conquistare, come soprattutto tutto il sud-est asiatico. Esatto, oggi nell'ambito di questa mattinata verrà presentata la vendemmia 2016, che si è attestata, almeno secondo i dati Coldiretti, su uno standard di qualità, come da molti anni a questa parte, sempre all'altezza della situazione, che poi è il valore aggiunto per cui all'estero soprattutto il vino piemontese è apprezzato, perché mantiene nel tempo uno standard qualitativo elevato. Possiamo parlare di problematicità di vendemmia? Impossibile. Abbiamo avuto una stagionalità eccezionale, una sanità delle uve, profumi incredibili, e quindi dai primi vini disponibili già per il Natale, come il Moscato d'Asti, l'Asti, ai Nebbioli da Barolo, sicuramente sarà una grande annata. E ancora, quando si parla di vino, si parla di un territorio che sta dietro ad ogni vigneto e di risorse umane. In Piemonte la risorsa umana è una componente non da poco. Oggi quindi allarghiamo dal discorso del vino al discorso di tutto il territorio e del paesaggio. Avremo anche dei video che documenteranno quanto importante sia diventato il paesaggio del vino piemontese, tant'è che alcune zone sono addirittura patrimonio dell'UNESCO. Sì, questo riconoscimento arricchisce ulteriormente di valore, di prestigio la nostra realtà, a maggior ragione perché il patrimonio UNESCO è stato identificato in 6 aree ben definite, e ad ogni area è stato dato il nome della denominazione del vino più importante di quel territorio. Chiudiamo dicendo ai nostri utenti il binomio è eccellente, quello che funziona in Italia ma soprattutto all'estero, il binomio vino-cibo. Oggi avremo delle degustazioni ben mirate a valorizzare ancora di più i nostri ottimi vini. Assolutamente sì, se il nostro territorio di Langhe, Monferrato e Roero sta avendo un grande successo di turismo enogastronomico, è dovuto proprio al fatto che chi, turista internazionale italiano, viene da noi, trova la bellezza del paesaggio, trova grandi vini, trova l'accoglienza necessaria, e questo abbinamento enogastronomico d'eccellenza.